Ed ecco che siamo ripartiti, signori, sempre Nicola Montalbini, sempre più in controllo, ma Zimmermann non molla, questa volta però lui ad essere rallentato dai doppiaggi. Vediamo uno Zimmermann comunque molto ma molto attento, non vuole rischiare e vuole portarsi a casa il risultato. Nicola Montalbini sta dominando e vediamo Tony Sousa Borgia sempre in terza posizione, Yamaha in quad seguito da Kuiper, ma che lo sta tallonando è uno Stefan Schreiber che sta un attimino mollando, sta cedendo, probabilmente anche una forma fisica non perfetta. Vada a 155 Martin Lisga, onorevolissima posizione del buon Martin. Ed ecco l'Andrea Cesari, strana posizione in sella, speriamo sia tutto a posto il suo mezzo. Spettacolare salto del buon Andrea. Grande Mattia Torraco all'inseguimento di Andrea Cesari. Schiaccia di più la moto Torraco, da buona scuola di Nicola Montalbini rispetto a quanto fa Cesari, che però è più sciolto nei salti. Ettore Ventura col 33, sta comunque tenendo la sua posizione, signori. La Quicksuno è veramente dura quest'anno, mamma che rischio. Il pilota del salitone che a momenti si capota fuori. Grande rimonta di Torraco, grande inseguimento di Torraco ad Andrea Cesari. Ed ecco il passaggio, signori, numero uno, Nicola Montalbini ha perso un copricerchio, una sciocchezza, nulla di preoccupante, era solo un copricerchio per evitare che entri la terra nel cerchio, nulla di più. Ricordiamo primo posto, Nicola Montalbini, Honda Tincozzi, gommata ITP. Secondo posto, Team Motoworks DVT Can-Am, gommata DVT, quindi con le gomme DVT. Terzo posto, Yamaha in quad, Tony Sousa Borgia. Quarto posto, Kuiper, che sta veramente lottando e mettendo grande pressione a Tony Sousa Borgia. Non vediamo Amerigo Ventura. Stiamo aspettando il passaggio di Andrea Cesari. ...118, qualche problema di scappetta. Vediamo Andrea Cesari e dovremo vedere adesso Mattia Torraco, quindi un riproporsi dell'interminabile duello Torraco-Cesari. Eccolo Torraco, un leone che non molla, ma signori è dovuto risalire dall'ultima posizione a tardatissimo, dopo aver lottato con i primi per i primi 3 giri. Può anche essere stanco. Noi stiamo cercando di coprirci la gola perché sennò qua prendiamo una bronchite. Comunque bellissima gara 2. Anche gara 1 è stata splendida, sicuramente questa scelta di portare a 20 minuti ed aprire un campionato internazionale che copre tutte le gare è stata fantastica. Vediamo primo posto campionato italiano e primo posto campionato internazionale al momento in gara 2, Nicola Montalbini. Il tricolore sventola su tutti, ma vediamo che Zimmermann si sta forse avvicinando. I tempi si equivalgono, ma Zimmermann è molto aggressivo e sta sfruttando la sua giovane età, 18 anni, per le fasi finali della gara. Ha preso un bel rischio adesso Zimmermann, quindi probabilmente sarà riportato a saggi consigli, ma vediamo che purtroppo Tony Sousa Borgia ha perso la terza posizione in favore di Davide Kuiper. Peccato, Tony è un nostro mito, un grandissimo collaudatore, è una persona fantastica. Adesso vedremo passare gli altri stranieri, i
il 194, 194 chi è? Chi è? Il 118? Andro Allico 118, un Andrea Cesari che sta attaccando Allico, anche perché gli hanno segnalato che sta arrivando Torraco, e i due quando si vedono in guerra veramente danno tutto. Grandissimo rischio di Cesari e grandissimo rischio no, ma grandissimo impegno di Torraco, che ormai ha probabilmente visto in lontananza Andrea Cesari e darà sicuramente il massimo per raggiungere il suo antagonista di sempre. Grande Torraco. Adesso vedremo riarrivare, attenzione bandiera blu, vuol dire che sta sopraggiungendo nuovamente Nicola Montalbini. No, una bandiera blu data con un leggero anticipo, un po' tanto. Eccolo qua Nicola, massimo controllo. Vediamo, signori, Zimmermann sta arrivando, Zimmermann guadagna qualche metro ogni giro a Nicola Montalbini. Non dovrebbero mancare tanto, forse due giri, ma lo Zimmermann è pericoloso. E ricordiamo che lo Zimmermann la pista non l'aveva mai vista, quindi attenzione, non molla anche Tony Sousa Borgia, cerca di essere sempre a contatto per un attacco. Vediamo Schreiber molto tranquillo, Schreiber si è accontentato della posizione, probabilmente una non perfetta forma fisica lo stanno portando a questi. Sì, comunque ragazzi, come guidano questi campioni qua, anche dire quando si accontentano, sono dei reattori. Cioè dire che quando un pilota si accontenta guida in questo modo a questa velocità è pazzesco. Comunque loro vanno al massimo. Vediamo Andrea Cesari che ha sorpassato il 118, quindi ha frapposto il numero 118 tra lui e Mattia Torraco, che comunque, signori, Torraco è stanco, non ce la fa più, ha fatto una rimonta pazzesca e si è meritato questa sua posizione. E signori, la gara è finita e dovrebbe esserci vittoria di Nicola Montalbini. Non l'abbiamo visto passare, ma così dovrebbe essere. Gara 1 all'ultimo giro un traumino, speriamo che non sia successo così anche in gara 2. Signori, Nicola Montalbini, vittoria in gara 2 e vittoria di giornata, vittoria nel campionato internazionale, vittoria nel campionato italiano. Nicola Montalbini Doce e con lui i colori italiani. Signori, dal vostro Fero, da questa telecronaca di gara 2 del campionato italiano col cross è tutto, e un arrivederci all'intervista dopo gara. Ciao ragazzi, grande Italia, grande Nicola.